Ciao a tutti, amore miei, e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Come state, cuccioli belli? Allora, questo è un periodo, non so quando vedrete questo video, ma in questo momento in Italia, in Europa e tutto il mondo, diciamo che c'è un problema di massa, una psicosi di massa. La gente ha paura, ha veramente tanta paura, perché ce l'hanno messa questa paura. Però dobbiamo anche un attimino informarci bene, ragionare bene e combattere questa paura e capire veramente qual è il problema reale. Non ve lo sto dicendo io qual è il problema reale, perché non ho assolutamente la spocchiosità di fare quello che io so come funziona. Studiate bene tutto quello che sta accadendo, ma non con i video su YouTube, con i video di Facebook. Studiate bene da fonti certe cosa sta succedendo e cos'è questo reale problema che ci sta avvolgendo tutti quanti, specialmente in Italia. Sto parlando del coronavirus. Io il coronavirus non lo combatto con la mucchina, questa è una mia idea, non la combatto con la mucchina, ma la combatto con due belle tagliatelle con funghi shiitake. Che cos'è il fungo shiitake? È di origine asiatica, per l'appunto, è ricco di proprietà benefiche, è antivirale, è antibatterico, stimola gli anticorpi. Insomma, meglio di questo io preferisco un piatto di funghi shiitake, il secondo fungo più consumato al mondo, piuttosto che ricoprirmi da mucchina. Andiamo a vedere come faccio io il mio antidoto anti-coronavirus. Allora, eccoci qui. Shiitake, aglio, prezzemolo, limone, soia. Questi sono i miei ingredienti contro tutto e tutti. Allora, in un piatto fondo, in una ciotolina, mettiamo i nostri funghetti belli belli. Vado a mettere una bella spremutona di limone, ragazzi, il limone. Il limone ha delle proprietà inimmaginabili e si usa così poco. Non è fatto solo per il pesce e per la carne, si deve mettere ovunque. Una bella spruzzatina di prezzemolo e guardate già il quadro prende piede. Un cucchiaio di olio extravergine, anche quello che gli vogliamo dire, questa è natura, ragazzi miei, natura. Uno spruzzo di soia e vado a mescolare il tutto così. Una volta data la prima mescolata, vado a introdurre due spicchi d'aglio schiacciati, eccoli qua. Allora, mentre i nostri funghi si stanno insaporendo, macerando dentro alle salse, come avete visto quello che ho appena fatto, ho messo la pasta dentro. Adesso, dato che io uso delle tagliatelle essiccate, appena si piegano le passo in padella, così chi usa pasta fresca non dovrà fare questo passaggio ma va direttamente in padella. Metto un po' di acqua di cottura e vado a risottare tutto quanto. Quindi ripeto nuovamente, chi usa delle tagliatelle all'uovo fresche, non essiccate, non dovete fare il passaggio dell'acqua ma andare direttamente di risottatura, quindi padella, acqua, e vi consiglio anche un goccino di olio, altrimenti si attaccheranno molto molto facilmente. Mancherà un minuto e mezzo scarso, andiamo a mettere i nostri funghi conditi precedentemente. Mettiamo tutto dentro, tutto l'aglio, tutto il prezzemolo dentro, accompagnato da un bello splash di soia, bello. Quindi non metto sale ai funghi, lo vado ad insaporire soltanto con la soia. Andiamo fino a fine cottura, quando la pasta prenderà anche un bel colore scuro. Mamma mia che odore! Guardate che bella storia, guarda che bell'antidoto ho trovato contro le fobie. Mamma mia ragazzi, che piatto! Un piatto che fa bene, sano, e che comunque ci riporta, quando lo mangiamo, a quell'idea asiatica che ci è sempre piaciuta. Andiamo ad impiattare questo piatto cremosissimo, perché su quello non usciamo mai di fuori tema. Il piatto per me, se non è cremoso, è meglio che non si fa. Mettiamo i nostri bei fungoloni sopra,
shiitake che ci fanno bene sia all'umore che al palato, perché sono davvero davvero ottimi. Cuccioli fantastici, guardate qui, ma guardate che roba è, ma che è? È un piatto della signora Maria. Allora cuccioli, avete visto? Preferite andare in giro per farmacie o per frutteria? Io vi dico, non andate a fare a botte, addirittura ho visto scene di pazzia totale per avere una bottiglietta di amochina. C'è chi specula sul prezzo della mochina. Non andate per farmacia, andate per funghi, che è meglio. Mamma mia. La cottura con la soia ci riporta a quell'Asia che ci piace. Il fungo shiitake è fantastico. È particolare perché ha questo retrogusto piccantino e saliva, sua particolarità. Ecco perché è il più usato, uno dei più usati in tutto il mondo. Attualmente è il secondo. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Spero di avervi fatto fare almeno un sorriso su questo tema, perché troppo spesso cadiamo nell'oblio del malumore e dell'insultarci a vicenda. Non c'è proprio bisogno. Alla prossima, la Simone.